evitare che vi ritroverete in difficoltà, soprattutto durante questo primo periodo in cui siete molto motivati, volete fare tantissime cose, però magari non sapete come muovervi all'interno di questo ambiente nuovo. Quindi il mio consiglio è quello di fare riferimento ai consiglieri più grandi, agli assessori più grandi. Io, ad esempio, ho trovato i miei aiutanti, l'assessore Balducci, l'assessore Pallucca. Quindi ecco, fate riferimento ai più grandi perché vi possono sempre dare una mano e con la vostra voglia e il loro aiuto potrete fare tantissime cose belle. Quindi cercate di non scoraggiarvi mai. Vi do anche un consiglio, che è quello di coinvolgere il più possibile i rappresentanti del consiglio che andrete a rappresentare. Io forse in questo sono stato un po' mancante perché non ho fatto molti consigli comunali, però devo dire che adesso che la mia esperienza sta giungendo al termine, comunque mi rendo conto che essendoci molti ragazzi volenterosi all'interno del consiglio, se avessi fatto quello che vi sto consigliando proprio in questo momento, magari sarei riuscita a fare più attività e sarei riuscita a farle anche in modo magari più semplice, coinvolgendo più persone, quindi sicuramente sarebbero venute meglio. Quindi mi raccomando, coinvolgete il più possibile tutte le persone che in questo momento vi sostengono e che vi sosterranno nel consiglio che si verrà a formare. Comunque ecco, non avrete soltanto difficoltà, perché comunque avrete anche molte soddisfazioni, come ad esempio io ho avuto la soddisfazione di vincere il mio timore di fare discorsi in pubblico. Poi ho collaborato spesso con associazioni fabrianesi, quindi auguro che questo succeda anche a voi, e di realizzare eventi che coinvolgano anche ragazzi come voi, ragazzi più grandi di voi, quindi ecco, avrete molte soddisfazioni. Ed è per questo che questa è un'esperienza che vi farà crescere come ragazzi, come persone, perché entrerete in contatto con una realtà che magari prima d'ora non avete mai preso in considerazione, con un ambiente che prima d'ora, in cui in prima d'ora non eravate mai stati. Quindi riuscirete un po' a capire come funziona qui all'interno del comune. E più o meno, ecco, cercate di vivere tutto questo con tranquillità, con spensieratezza, perché se dopo vi fate prendere l'agitazione, dopo lì non andate avanti. Quindi buona fortuna a tutti voi e oserei dire che vinca il migliore, forse.